Se ti stai chiedendo se sia possibile disegnare in 3D con SketchUp un'abitazione, la risposta assolutamente è sì. In questo breve video vediamo come disegnare delle planimetrie, abbozzare una casa, che vantaggi ci sono nella versione online oppure quella per professionisti di SketchUp. Mi presento, sono Marco Chiarello, sono un architetto specializzato in SketchUp da molti anni. Ho scritto due manuali, ho un canale YouTube in cui pubblico costantemente approfondimenti e ho un mio sito con videocorsi per chi vuole approfondire in maniera professionale questo straordinario strumento. Quindi vediamo come provare ad abbozzare una casa con SketchUp. Se ci si sta avvicinando per le primissime volte a SketchUp, si può utilizzare la versione online, ad esempio andando su sketchupitalia.it e cliccando qui a destra per progetti personali oppure hobby, c'è un percorso guidato che mostra come attivare la versione online. Altrimenti qui a sinistra vediamo le altre tipologie di licenze, che sono quelle per i professionisti, che è la versione quella full completa che si installa sul PC, oppure quelle per le scuole, docenti e studenti. Qui ho già aperto la versione online di SketchUp, SketchUp Free, che è una versione semplificata, diciamolo, ma con cui vorrei far vedere come sia comunque possibile abbozzare un edificio. Lo farò in maniera molto schematica, ma giusto per dare l'idea dell'intuitività con cui si possono disegnare con misure precise anche delle abitazioni, anche se non sia un tecnico, supponiamo, si vuole soltanto provare a sperimentare una diversa una modifica che si vorrebbe fare a casa propria. Sto utilizzando lo strumento matita, in basso a destra leggiamo le misure e quindi una volta che abbiamo fatto un clic e spostato il cursore non facciamo altro che scrivere la misura che vogliamo e la confermiamo con invio. E proseguiamo nel disegno con queste misure. Ora ho scritto 15 metri in quest'altra direzione, torno di così e chiudo. L'importante è chiudere queste superfici in modo tale da poter fare delle estrusioni. Però prima di farne un'estrusione utilizzo un altro strumento invece che è Offset, lo stiamo vedendo qui a sinistra, che fa una copia concentrica di tutte queste linee, in pratica generando i muri. Scrivo 45 e do invio. E finalmente lo strumento principe di SketchUp, spingi e tira, che permette di fare un clic in queste superfici ed estrudere dei volumi, supponiamo 320, invio. E avanti di questo passo, aprendo anche aperture, prendo lo strumento rettangolo, faccio una porta oppure le finestre e sempre con spingi e tira posso fare le aperture, arrivando alla faccia sul retro. Quella da cui sono partito e quella sul retro si annullano a vicenda e quindi ho fatto delle aperture. E avanti di questo passo possiamo poi disegnare anche chiaramente i solai. Avanti con le estrusioni. Non mi dilungo ora sull'importanza di creare dei raggruppamenti in modo da avere poi elementi distinti, i vari muri, i vari solai, i vari pavimenti. Sarebbe l'ideale quello di creare dei gruppi e dei componenti. Seleziono tutto con tre clic, tasto destro e scelgo una delle forme di raggruppamento. Gruppo è quella proprio più elementare, componente se invece voglio addirittura dare un nome all'oggetto. Questo fa sì che alla fine io poi abbia un modellino organico fatto di parti. Ma andiamo avanti. Sulla destra troviamo le varie finestre tematiche, fra cui i materiali. Possiamo scegliere il materiale che preferiamo, sulla destra ce ne sono elencati parecchi. Qui vediamo se troviamo ad esempio un mattone. Basta un clic e quindi un clic su ciascuna superficie su cui lo vogliamo andare a posizionare. Andiamo a scegliere una piastrella. Basta un clic e un clic per posizionarla sulle superfici. E avanti di questo passo possiamo creare volumi e applicare i materiali. Possiamo poi arricchire il modello, do giusto quest'ultima indicazione, aggiungendo oggetti già in 3D, già pronti per SketchUp. C'è una galleria online da cui possiamo andare a pescarli, li stiamo vedendo qui nella finestra tematica dei componenti. 3D Warehouse si chiama e possiamo andare a cercare dentro quella libreria sterminata di oggetti direttamente da dentro il nostro progetto e posizionando gli oggetti direttamente all'interno del nostro progetto. Ad esempio, ora ho scritto albero. Vado qui,
prendo il primo che trovo, ma il secondo mi sta più simpatico. Download, importa. Devo attendere giusto il tempo che serve perché l'oggetto venga effettivamente scaricato dentro al modello e con un clic lo posso posizionare. Questo in particolare è un po' piccolino, non importa, possiamo modificare gli oggetti scaricati dalla 3D Warehouse come ci pare e piace. In questo caso ho utilizzato lo strumento scala per ingrandirlo a mio piacimento. E in questo modo possiamo aggiungere automobili, persone, altri alberi, vegetazione, elementi di arredo di tutti i tipi, perché ci sono anche oggetti caricati dalle aziende realmente esistenti. Infine potremmo, andando nel menu in alto a sinistra, esportare il modellino sotto forma di immagini, esportare degli screenshot sostanzialmente di quello che stiamo vedendo, oppure scaricare letteralmente il file SketchUp. Perché se volessimo passare alla versione Pro di SketchUp, quella per professionisti, a pagamento su base annuale, avremo molti più strumenti, avremo la possibilità di realizzare dei computi, avremo la possibilità di importare file CAD, esportare sotto forma di file CAD, avremo il collegamento ai vari viewer di realtà virtuale, aumentata, potremo installare motori di rendering con cui creare un rendering fotografico del modello e avremo layout. C'è l'ambiente di impaginazione di SketchUp in cui possiamo mettere in scala i nostri progetti e ottenere veri e propri elaborati tecnici da stampare. Ne vediamo un esempio, già con piante, sezioni, prospettive, assonometrie, esplosi assonometrici, planimetrie, prospettive di interno e di esterno a scale anche differenti, con tanto di cartiglio, testi, date, quote ed etichette sempre aggiornate. Quindi la versione online, l'abbiamo appena vista, permette un abbozzo agile da qualsiasi PC, basta creare l'account Trimble. Ho fatto vedere, si può passare anche dal sito SketchUp Italia per attivare questa versione agile e gratuita che c'è online. Se ho esigenze un po' più spinte, voglio avere maggiori funzionalità, SketchUp Pro nella versione desktop mi apre un mondo, mi permette di fare sicuramente molte più cose. Con questo spero di aver dato qualche spunto per chi voleva magari provare a disegnare casa propria o una casa dei suoi sogni. Ecco, SketchUp ci permette di farlo in maniera veramente rapida, anche se non siamo professionisti, ma anche se siamo dei professionisti, come stiamo vedendo, queste versioni di SketchUp che ci sono coprono le esigenze di chiunque. Buon divertimento!